I conigli! I conigli, ragazzi! Porca vacca, che figata! Non ci credo! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Come vedete, sono da solo su un'isola sperduta, pieno zeppo di polipi. Guardate attorno. No, non cadere! Non cadere! Fatemi cambiare. Oh, qua vedo molto meglio. Come vedete, sono pieno di piovre assassine, polpi giganteschi qua attorno, perché questa qui, ragazzi, sarà un'avventura in solitaria. Ho letto alcuni commenti, appunto, in cui mi dicevano: Beastard, ma perché non fai un tuo mondo da solo e ti lanci nell'avventura? E quindi, ragazzi, ho colto la palla al balzo, come si dice, ed eccomi qua, da solo. Non c'è nessuno in mio soccorso, possiamo dire. Non c'è né Nova né Iaco, che mi hanno sempre accompagnato nelle mie avventure qua in Minecraft. Oh, là iniziamo già bene. Allora, mi sono creato questo mondo gigantesco con i biomi enormi. E lì mi sa che costruisco qualcosa. Devo assolutamente costruire. Qua non mi pare che sia male. Qua ho una mia bella piscina. Magari mi costruisco qua qualcosa. Qua magari mi faccio tutte le mura, così i creeper e tutte le schifezze varie non possono venire a rompermi le scatole, ragazzi. Comunque, se volete il continuo di questa mia avventura da solo, dobbiamo assolutamente arrivare a 4000 like, altrimenti, ragazzi, è veramente difficile per me, perché non so se mi annoierò facendo questa avventura o meno. Quindi arriviamo minimo a 4000 like e allora si potrà continuare questa epica avventura da soli in quest'isola gigantesca, perché è enorme. Lasciamo stare un po' qui tutta la zona e andiamo un po' ad esplorare. Allora, vediamo un po' dove sono finito. Allora, qua c'è un po' di legno, che magari potrei costruirmi la casa lì. Oh, bella la lava e laggiù tutta la neve. Quindi so già che con la neve mi farò i golem. Andiamo avanti. Devo però trovare cibo. Vabbè, ho due mele. Però, bello anche questo pezzettino qua. I polli! Sei mio! E anche te, mio. Dovevo assolutamente avere due polli. Questi altri polli li dovrei ingabbiare, sennò questi bastardi mi scappano. Intanto li lasciamo lì, che so che ho due polli. Qua giù, poi, ho la foresta. Altri polli! L'isola dei polli è diventata! Non mi abbandonano mai. Io non saprei proprio, ragazzi, dove andare a costruire, perché tanto le grotte sono ovunque. Guarda anche lì, altri calamari giganti. Allora, io direi di costruire magari vicino. Qui se salto muoio. Doppio salto! E ce la fa. Tanto grotte ce n'è veramente a profusione, quindi posso anche togliermi da là. Vabbè che avevo messo la crafting table, però va bene, uguale. Poi qui cosa abbiamo? Questo qui sarà il primo episodio all'esplorazione. E poi, in base anche ai vostri commenti, andremo... maiali! Maiali, ragazzi! Guardate qua che roba! Stavo dicendo, e poi in base ai vostri commenti andrò a costruire la base che si addice di più. Allora... qua è una gola immensa, lì ci sono altre cose. Via sul polipo, bastardi. Cavolo, devo mangiare però. Vai, una bella mela, spero che non sia quella di Biancaneve. Dovrei mettermi a cucinare. Oh là, fammi passare il pollo che ho preso. Dovrei un attimo... cavolo, cucinarlo e farmi subito degli attrezzi anche di legno. Anzi, potevo farmeli subito gli attrezzi di legno. O se no, anche qui. I conigli! I conigli, ragazzi! Porca vacca, che figata! Non ci credo! È vero, perché mi sono dimenticato di dirvi. Io adesso sto utilizzando la versione 1.8.1, l'ultimissima versione, quindi andremo alla scoperta di qualsiasi cosa. Abbiamo Roger Rabbit. Che figata! Spettacolo! Dai, 4000 like li prendiamo immediatamente. Polli! C'è di tutto e di più. Qui c'è anche una bella cascata. Pecore!
immediatamente devo farmi le forbici, prendo giù la lana. No, ma che bello è. Se mi costruisco qua qualcosa subito. Togliamo subito via tutti sti blocchi qua di terra. Allora, se io mi costruisco qua qualcosa, ho carbone ovunque, cibo ovunque, è veramente una figata. Qua ho subito i golem, mi mancano le zucche, laggiù ci sono i fiori, c'è di tutto e di più, veramente. Vai, allora incominciamo a costruirci, vai, assi di quercia. Allora, ingrandiamoci un po' qua con il terriccio, che vorrei stare un attimo. Poi ragazzi, questa qui è solamente una sistemazione temporanea, giusto per evitare i creeper. Però togliamo via questo. Però potrei farmi, aspettate un attimo, potrei farmi. Allora, mettiamo intanto giù un bel banco da lavoro, lo mettiamo qua fuori dalle scatole. Qua, vai. Adesso noi ci costruiamo i bei, fatemi tenere un po' di legna. No, questa la lasciamo giù. Ecco fatto. Allora, per prima cosa, no, un'ascia no. Facciamo un paio di picconi, che quelli servono sempre. Cavolo, le torce, ma non avevo preso il carbone. Tu purcello, sarai la mia cena. Ah no, cavolo, dovevo fare, mi sono dimenticato il la zappa. Allora, zappa di legno fatta. Magari ci possiamo fare anche una spada, cosa dite? Allora, facciamo anche un paio di spade. Ne sto facendo veramente a profusione, anche se non servono assolutamente a nulla, però le sto facendo veramente tantissime. Allora, via con la zappa di legno. E vediamo un po' subito di sistemare un attimo questo terriccio qui. Mi voglio mettere al riparo subito da tutti i creeper, dagli zombie e dai mostri vari nuovi che ci sono alati e cose veramente dell'altro mondo. Laggiù guardate che bella grotta che c'è, bellissima anche quella lì. Piccone, e incominciamo a prendere anche un po' di pietra, perché come insegna la storia dei porcelli, se ti fai la casa di paglia, il creeper te la fa esplodere. Se te la fai di pietra, la casa regge. Vai avanti. Allora, poi serve anche un po' di carbone. Eccolo qui. Iniziamo bene, vai avanti, spacca tutto. Aiuto ragazzi, si sta facendo buio. Si sta facendo buio e io non ho ancora costruito una casa. Dai, sto prendendo gli ultimi pezzettini di carbone. Porca vacca. Aiuto, aiuto, aiuto! Arrivano i creeper, arrivano tutti i mostri. Via, via, scappiamo di qua. Attenzione, attenzione. Aiuto, aiuto. Via, via. Via, Beastard, mettiti in salvo. Attenzione, eccoci qui, fermi tutti, fermi tutti. Allora, no, cavolo. Bastoncini. Cavacca, troppi ne ho messi. Ecco, fatto. Via, torce. Torce, torce, torce. A profusione, ovunque. Una, ola. Per fortuna, questo qui è il mio avamposto, che lo difenderò fino alla morte, veramente. Iniziamo subito qui. Mettere un po' di fiaccole. State tranquille, pecore, che qua non vi farà male nessuno. Finché ci sarò io. Hola. Perfetto. Perfetto. Allora, poi avevo preso un po' di pietra e un po' di terriccio. Allora, la spada la tengo lì. Dovrei un attimo sistemare tutti questi attrezzi qua, cavolo. Lasciamo giù uno di questi. No, eccolo lì, maledetto creeper, i ragni. Maledetti. Maledetti. Cos'era sto rumore? Via, allora ragazzi, io mi barrico qua dentro. Ecco fatto. Un, due, tre. E Beastard è sopravvissuto alla prima notte. E andiamo. Aspettate che mi faccio anche un tetto. No,
sbagliato. Allora, aspettate. Oh, ecco qua il tetto, che adesso si finisce. 1, 2, 3 e 4, perché magari c'è qualcuno che si arrampica qua dentro. E Beastard è sopravvissuto alla prima notte. Tanti like per Beastard, ragazzi. Quindi il primo episodio si può concludere qua. Siamo rimasti in pratica interrati. Mi sono nascosto fino qua. Vi ho fatto vedere un attimo la zona in cui siamo. Voi nei commenti scrivetemi cosa volete vedere, dove volete che vada e via dicendo. Scrivetemi veramente tutto, 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 perché questa qui sarà un'avventura solamente mia e con voi, che potrò farla anche in live. Ditemi se volete che faccio tagli oppure se questa avventura la volete interamente senza tagli. Ditemi appunto cosa volete vedere, ragazzi, e io ve lo porterò qua sul canale. Se volete che questa serie continui, veramente bisogna arrivare minimo minimo a 4000 like, se no altrimenti, ragazzi, continuerò a fare altre serie e via dicendo. Quindi fatemi vedere il vostro supporto, perché so che ci siete. Quindi veramente lasciate tantissimi like, commentate, iscrivetevi alla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione, al mio canale. Qua da Beastard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.